Salve a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi un video che volevo farvi in vista di Halloween. Vorrei consigliarvi 5 letture, sì, al solito, sempre il solito numero 5, per leggere libri che possano ricreare un pochettino quelle atmosfere tipiche di Halloween, atmosfere cupe, atmosfere che proprio mettano quell'ansietta e quell'orrore che un po' tutti aspettiamo con Halloween. Saranno libri di ogni genere, più o meno di un po' di generi, quindi spero di riuscire a soddisfare un po' le richieste di tutti. Prima di cominciare, però, faccio le solite premesse, così ce le togliamo subito. Se ti piacciono i miei contenuti, sappi che ogni martedì ed ogni venerdì esce un nuovo video. Quindi, se ti iscrivi al canale, ovviamente resterai aggiornato e se attivi la campanellina ti arrivano anche le notifiche. Se vuoi, inoltre, puoi iscriverti sui social, perché sui social ovviamente mostro molto di più di quello che vedete qui su YouTube, vedrete la mia vita in generale, si chiacchiererà di un po' di tutto, vi racconterò un po' il cavolo che combino, anche se magari non vi importa, però se vi importasse, insomma, mi potete venire a trovare lì e appunto vedrete tante cose, la mia vita, vedrete Ettore, il mio bulldog francese, vedrete il mio compagno, insomma, tante tante cose. Inoltre, giù in info box, tutti i libri che vi menzionerò oggi li trovate linkati con link di affiliazione. Sono affiliata ad Amazon IBS e Libraccio, quindi laddove voleste acquistare un libro, se cliccate su uno di quei link e acquistate attraverso quel link che vi ho dato, i vari partner mi riserveranno una piccola percentuale che io utilizzerò per incrementare il canale, comprare nuova strumentazione e titoli. Ci sono molti altri modi, trovate comunque tutte le informazioni giù in info box. E niente, bando alle ciance, cominciamo così non viene un video chilometrico. Dunque, partiamo subito col primo libro che voglio consigliarvi, si tratta di un classico e voglio assolutamente consigliarvi, mostrandovi questa orribile edizione, ma che è stata l'edizione che ho utilizzato per leggerlo, La strana casa del dottor Jekyll e Mr. Hyde di Stevenson, un libricino microscopico che ho adorato alla follia, che non vedo l'ora di rileggere perché voglio provare a riapprezzarlo, a capire molte cose che quando lo lessi ai tempi non avevo compreso, ma è il libro per Halloween, secondo me, per eccellenza. Facciamo un piccolo recap velocissimo su chi sia Stevenson e di che cosa parla questo libro. Stevenson nasce ad Edimburgo nel 1850, studia da avvocato, ma purtroppo si ammala di tubercolosi e quindi ha bisogno di condurre una vita un po' più tranquilla di quella che potrebbe vivere facendo l'avvocato. Quindi, per mantenersi, scrive e collabora con alcune testate giornalistiche, scrivendo per loro, piccoli racconti, saggi, poesie e quant'altro. Questa vita gli piace tanto, tant'è che appunto continua così, e grazie alla scrittura, diciamo che appunto lui troverà un po' la sua fortuna. Infatti, a seguito di un paio di racconti che scriverà, quello che gli darà la fama vera e propria sarà l'Isola del Tesoro che scriverà nel 1883. Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde invece uscirà nel 1886. Di cosa parla questo racconto? In quest'opera si narra del dottor Jekyll. Quest'uomo riesce ad inventare una pozione, se così vogliamo chiamarla, per scindere l'animo umano e scindere la parte razionale da quella più passionale. Il problema è che appunto bevendo questa pozione, il nostro dottor Jekyll si libererà per carità della parte passionale che tanto critica, troppo animalesca e quant'altro ricca di istinti, ma le cose non vanno così bene perché nascerà una nuova creatura che sarà il cosiddetto Mr. Hyde, una creatura deforme, nell'aspetto fisico non è quasi umano, che fa le peggio cose, le peggio perversioni, arriverà ad uccidere, insomma, una creatura veramente dettata soltanto dal libero arbitrio, fuori da qualunque ragione, che ragiona e si muove solo ad istinti e che quindi porterà a un tragico epilogo che ovviamente non vi spoilerò perché è classico quello, cioè può essere anche un classico, ma anche per me spoiler dei classici sono spoiler. Cosa c'è di affascinante in questo romanzo perché ve lo consiglio per Halloween? Innanzitutto le atmosfere. Siamo nell'epoca vittoriana, siamo nei primi dell'Ottocento e c'è proprio una Londra vittorianissima, la più stereotipata che potete immaginare, però che appunto è molto ben descritta qua. Le
ambientazioni sono veramente, veramente cupe. Sembra quasi sempre solo ambientato di notte, da quanto è cupo, e tutti i timori dell'autore, tutti i pensieri, tutte quelle oscurità dell'animo umano vengono gettate all'interno di questo libro. Inoltre è un libro che io reputo molto complesso, perché non è solo una favola che racconta, quindi la favola di quest'uomo che trova una pozione magica e combina il patatrac, ma è proprio un racconto filosofico che tratta tantissimi argomenti, l'argomento del rapporto tra il bene e il male, l'argomento della ragione, dell'importanza delle regole, l'argomento del libero arbitrio e degli istinti, gli istinti dell'uomo, gli istinti animali dell'uomo. Tratterà argomenti di ogni tipo, fino ad arrivare anche al tema dell'identità, di quanto sia facile perdere la propria identità, di perdere se stessi, se non ci si dà le fantomatiche regole, se non abbiamo una coscienza, se non abbiamo appunto ciò che ci identifica come uomini, che ci distingue dagli animali. È un classico su cui riflettere, un classico da studiare, e ripeto, vorrei tantissimo rileggerlo proprio per poter riapprezzare la lettura di questo racconto, ma soprattutto vederne i contenuti nascosti, perché davvero è un libro che ha tanto, tantissimo da dire, parla al lettore e lo fa in maniera molto, molto approfondita. E poi, appunto, ripeto, ha un'atmosfera tutta sua, è il padre, credo, dei libri gotici, e quindi merita assolutamente di essere conosciuto, perché davvero, cioè, trasuda horror e Halloween e gotico da paura. Inoltre è un libricino piccolino, costa poco, appunto potete leggerlo anche in questa edizione che devo dire è abbastanza leggibile, io non mi sono trovata male, cioè è accessibile. Il prossimo che vi voglio consigliare è un autore. Autore che secondo me merita di essere menzionato, in realtà sempre, ma ad Halloween in particolare, cioè per me è uno dei re di Halloween. E secondo me appunto merita tanta attenzione, secondo me è un autore ancora troppo di nicchia e dispiace questa cosa. Anche lui rientra un po' tra i classici, quindi potrebbe essere questo il motivo, nonostante comunque venga sempre messo in libreria tra gli horror. Se non l'aveste conosciuto, se non vi foste approcciati, non abbiatene paura. Sì, lo so, è un po' articolato il suo modo di scrivere, ma è giusto che sia così, perché sono proprio i suoi racconti e le immagini che ricrea ad essere articolate, ma credetemi, è una cosa che poi ritroverete anche nel vostro inconscio. Mi spiego meglio: l'autore di cui vi sto parlando è Lovecraft, Howard Philip Lovecraft. Lovecraft nasce nel 1890 a Providence, un paesino americano che si trova a Rhode Island. Cresce, nasce e muore lì. Infatti muore anche relativamente giovane, nel 1937. Nella sua vita lui scrive, ma per mantenersi, diciamo, fa il revisionatore di bozze, cioè revisiona i racconti di altre persone. E nel frattempo però continua a scrivere per i fatti suoi. La più grande fortuna, ovviamente, come tutti gli artisti, come tutti i grandi, la ritroverà però una volta deceduto. Lovecraft è uno degli autori che tiene testa in maniera magistrale ad uno degli uomini che lo hanno ispirato di più, e cioè Edgar Allan Poe. Infatti i suoi lavori sono costellati di appunto racconti horror, creature. Nei suoi racconti troviamo davvero di tutto e di più. Troviamo l'orrore ovunque, troviamo creature che non si riescono ad immaginare, troviamo creature antiche, la famosa, cioè lui è famoso per aver creato i cosiddetti grandi antichi, quelle entità sovrannaturali che esistono da prima della creazione della Terra, quindi grandi antichi in quel senso, che minacciano, che sono ancora dormienti e minacciano di tornare a creare morte e distruzione sulla Terra, una volta risvegliati grazie a rituali di vari cultisti o altre calamità naturali che potrebbero risvegliarli e fargli ricreare il caos. La creatura più famosa, più iconica di Lovecraft è la figura di Cthulhu, questo mostro dalle sembianze di
piovra con delle enormi ali, insomma, un mostro abbastanza inquietante. Ma Lovecraft è stato anche il padre di moltissimi altri mostri famosi, come Dagon, una creatura marina, quindi che portava il suo orrore all'interno dell'abisso, del mare. Abbiamo il colore venuto dallo spazio, quindi l'orrore portato dallo spazio, quindi al di fuori della terra. Insomma, Lovecraft è riuscito a creare l'orrore un po' ovunque. I romanzi che vi posso consigliare in realtà sono tantissimi, ma vi consiglierei di partire dai racconti. Uno, perché sono molto accessibili, e due, perché andare dritti ad un romanzo io non riuscirei, sinceramente, sono molto complessi, quindi secondo me partire dai racconti è la cosa più saggia. Il primo che ricordo che ho letto però è stato questo, La casa stregata. Racconta appunto di questo ragazzo, di questo studente di fisica, mi pare, che si addentra all'interno di questa casa con il suo professore, ma all'interno di questa casa succede qualcosa, c'è qualcosa che non va, qualcosa di orrendo. Se non ricordo male, tra l'altro, la casa in cui si trovano queste due persone esiste davvero da qualche parte nel mondo, non è una casa totalmente inventata. Lovecraft però ci ha ovviamente ricamato sopra e ha raccontato una storia veramente terrificante. Uno dei miei racconti preferiti però ovviamente è L'orrore di Dunwich o Dunwich, non ricordo bene come si intitola. Ed è veramente un qualcosa di strepitoso. Cioè, io quando l'ho letto mi è caduta letteralmente la mandibola ed è rotolata via per quanto fosse stupendo, cioè era bellissimo. Era un racconto inquietante, angosciante, con questa creatura che Lovecraft definisce inimmaginabile, e quello che mi aveva molto stupita era che era vero, cioè per quanto lui me lo descrivesse nei minimi dettagli, mi descrivesse com'era fatto fisionomicamente parlando, facevo una fatica incredibile ad immaginarmela. Inoltre, appunto, lui rimarca molto su queste sensazioni molto forti che ti fanno provare angoscia per farti immedesimare nella paura e nella follia causata dalla paura. E secondo me è veramente un autore che merita tantissimo. I racconti li potete trovare in due versioni: in una versione che è quella della Newton and Compton, che è un raccoltone enorme di racconti, che appunto è più economica, più accessibile, o se volete qualcosa con una traduzione migliore, un font un po' più grande, perché mi pare che comunque anche in font siano diversi, vi consiglio l'edizione Mondadori, che è assolutamente molto più valida, però un po' più costosa. Ovviamente ve le lascio comunque linkate giù in info box, le trovate tutte e due, valutate voi. È ovviamente un autore che affascina tanto, e la particolarità che mi ha fatto dire wow, vuol dire che davvero funziona, che sebbene tutti questi racconti ricchi di mostri, di incubi, di sensazioni orribili, di personaggi che arrivano alla follia, tanto è l'orrore che vedono, una cosa che mi ha molto stupita è che dopo aver letto molti di questi racconti, che ad un primo avviso, almeno a me che non sono proprio una persona facilmente spaventabile da queste cose, non provavo paura, a livello inconscio però sono racconti che lavorano, perché poi la notte sognavo e facevo incubi, li rivedevo tutte queste creature che avevo letto magari la sera prima o il giorno prima, anche non per forza la sera, li ritrovavo nei miei incubi, li ritrovavo nei miei sogni. Quindi Lovecraft è uno scrittore che probabilmente non punta a, come nei film attuali, no? Non puntano al jump scare, quindi a farti spaventare facendo spuntare dal nulla un mostro. Lavora a livello più inconscio, si insinua piano piano e lascia che i suoi mostri lavorino da soli nell'ombra. Incredibile, davvero, incredibile. Una piccola menzione speciale proprio per quanto riguarda Lovecraft: è vero che è difficile immedesimarsi, capire la fisionomia dei suoi mostri, però qualcuno ci ha provato. E volevo menzionarvi due illustratori che secondo me sono riusciti molto bene. Il primo è sicuramente Breccia, autore italiano, che ha fatto un bel po' di fumetti, magari faccio passare qualche tavola nel frattempo, in cui appunto rende bene proprio quest'idea un po' fumosa di questi mostri che i vari personaggi, i vari protagonisti tentano invano di descrivere.
L'altro autore che voglio menzionare è François Ballinger, insomma, Ballinger è francese. Cthulhu, che anche qui è ricco, è enorme, un tomone gigante, ricco di tavole. Questi invece sono ovviamente un po' più definiti e secondo me meritano veramente tantissimo. Sono veramente ben fatti e rendono tanto l'idea della cupezza, dell'orrore, dell'immensità di questi grandi mostri inquietanti che, insomma, sono affascinantissime. Se per caso voleste procurarveli, provate perché meritano. È vero, il prezzo dei libri non è proprio piccolo, però le tavole sono qualcosa di strepitoso. Andando avanti, una terza lettura che vi voglio suggerire in questo caso, è un libro inchiesta, quindi passiamo un po' nella sezione saggi slash true crime e vi voglio parlare di un libro che in realtà vi ho già sviscerato qualche tempo fa. Vi lascio il video su nelle schede giù in info box perché sto parlando di Veleno di Pablo Trincia. È un'inchiesta sui diavoli della Bassa Modenese, un'inchiesta in cui delle famiglie sono state letteralmente private dei figli perché accusati di pedofilia e riti satanici. Perché ve lo consiglio? Perché, allora, vabbè, i libri inchiesta sono uno dei miei generi preferiti, devo ammetterlo. Io, amante del true crime, quando vedo queste cose, processi, mica processi, vado in brodo di giuggio, le voglio sapere, scoprire, scovare. È proprio una curiosità che ho sempre avuto. Ma soprattutto questo in particolare ha delle tinte veramente, veramente noir. Perché cominciate a dubitare del bene e del male, cominciate a non capire più dove stia il bene e dove stia il male. Le cose sono sempre più cupe. Più andate avanti nell'indagine, più diventa angosciante, più diventa spaventosa, perché sembra quasi un film dell'orrore quello che state leggendo. Cominciano ad esserci appunto racconti di bambini che raccontano di riti, di abusi, di cimiteri, cose veramente sempre più inquietanti che inquietano anche il vostro animo durante la lettura. Secondo me è proprio una di quelle inchieste super super cupe che danno proprio quel senso di angoscia e che purtroppo poi verso la fine non vi vanno a dare un po' di sollievo, ma vi fanno sentire ancora più angosciati perché ovviamente il finale è ancora più raccapricciante. Quindi provate a leggerlo, nel caso voleste sapere qualcosa di più, mi pare che fosse senza spoiler, comunque vi invito a visionare il video che avevo fatto qualche tempo fa in cui ne avevo parlato in maniera più approfondita. Credetemi, ne vale la pena. Una quarta lettura che vi consiglio è un fumettino carino carino per chi magari non vuole cose horror, storie cupe e quant'altro, ma vuole semplicemente qualcosa con i personaggi di Halloween, i personaggi comunque tipici dei vari horror. Vi voglio suggerire Zanne di Sara Andersen. È un fumetto carinissimo che io ho amato alla follia. Qui si parla della storia d'amore tra Elsie, una vampira, una giovane vampira di 300 anni, e Jimmy, un affascinantissimo licantropo. È tutta una serie di vignette in cui si parla un po' della loro vita da coppia, da fidanzati, quindi tante piccole scenette quotidiane, tanti piccoli piccole gaffe, piccole vignette, cioè proprio cose per strapparvi un sorriso e farvi immaginare come potrebbe essere effettivamente la relazione tra una vampira e un licantropo, che si sa per antonomasia sono le creature più in conflitto tra di loro di solito, che si danno la caccia per anni, che si combattono in continuazione. Tra l'altro, per chi possiede un cane, si farà di quelle risate parlando di lui, il licantropo, che, cioè, è davvero, vi ritroverete tantissimo, secondo me. Quindi ve lo consiglio perché è proprio, vi strappa un sorriso, nonostante i due personaggi siano proprio personaggi tipici di racconti cupi, horror gotici. Quinta lettura che vi voglio consigliare per Halloween. Allora, io vi dico, preparato il video, mi sono scritta tutto, arrivo finalmente a cercare un po' di informazioni su questo titolo e vengo a scoprire che è andato fuori catalogo o che comunque non ce ne sono copie a disposizione. Però so che c'è in ebook e in ebook è ancora disponibile, quindi nell'eventualità potete in teoria procurarvelo in ebook. Io ve lo menziono perché ne vale tanto la pena, cioè è un peccato non menzionarvelo. Non tiratemi sassi, ve ne prego. Comunque esistono le biblioteche, esistono i mercatini dell'usato, esiste Accio Books, quindi in qualche modo lo si può recuperare, però davvero ci tenevo tanto a menzionarvelo. E sto parlando di Il sonnambulo di Fanny
Sebastian Fitztek, spero di averlo pronunciato bene. Un autore famoso per appunto aver scritto un sacco di psicothriller, il più famoso credo sia in realtà Il ladro di anime, però comunque questo è quello che mi è piaciuto di più. Il ladro di anime l'ho trovato un po' stomachevole, sinceramente, e gli altri non lo so, hanno tutte trame che mi convincono ma fino a una certa. Questo invece l'ho letto molto volentieri, anzi me lo sono sbranato. Lo avevo letto forse addirittura senza neanche leggermi la trama, me lo sono mangiata. Perché me lo sono mangiata? Il protagonista è Leon. Leon è un uomo tranquillo, che ha una vita molto tranquilla, è sposato, vive nella sua bella casetta. Un giorno però si rende conto che ci sono un po' di dettagli in casa che non tornano e qualche giorno dopo si accorge che sua moglie è sparita. C'è più, puff! E quindi lui è sconvolto, va a cercare, insomma, denuncia la cosa. Poi si rende conto che potrebbe essere successo qualcosa durante la notte, perché Leon, in realtà, fin da adolescente, soffre di sonnambulismo, a livello anche abbastanza grave, causato dalla morte di entrambi i genitori in età adolescenziale e quindi, insomma, ha fatto sì terapia, fino ad allora non ha avuto più problemi. Adesso, di nuovo, pare che potrebbe essere quello il problema. Perciò Leon decide di installare delle telecamere in camera per vedere se effettivamente le sue ipotesi sono giuste. E scopre che le sue ipotesi sono molto giuste. Infatti, lui riscopre una vera e propria vita alternativa durante la notte. Lui ha ripreso ad essere sonnambulo e durante la notte combina qualcosa. Durante la notte, appunto, combina qualcosa, quindi lui queste telecamere le piazza, guarda un po' cosa combina. Il problema è che quello che scoprirà non gli piacerà per niente. Fino ad arrivare a un epilogo, che è un epilogo che io vi giuro, ho detto: ma che cacchio sta succedendo? È veramente un racconto agghiacciante, è un racconto che vi prende tanto. Cioè, io una cosa che mi ha fatto tanta impressione è stato il fatto che leggevo, ma non mi rendevo conto di star leggendo. Mentre ci sono quei libri in cui avete la consapevolezza che avete in mano un libro che state leggendo, questo non ho mai avuto la consapevolezza di star leggendo. Appoggiavo lo sguardo sul libro e poi basta. Non ricordo più la pagina bianca con le lettere, ricordo soltanto immagini, immagini e ancora immagini. È molto ben scritto, evocativo al massimo, non vi staccherete dalle pagine perché ovviamente è un colpo di scena dietro l'altro, incalzante, e appunto è pieno zeppo di noir, tantissimo noir, è molto 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 cupo, in parte perché è ambientato praticamente solo di notte, però ci sono tutti i suoi pensieri, tutte le sue ansie, le sue angosce, tutti i suoi flashback, perché ovviamente poi scopriremo un po' cosa è successo da adolescente, quindi tutta questa angoscia, tutta questa cupezza, e in più appunto questo mistero, questo andare a scoprire che cosa sta succedendo e dove è finita la moglie. Quindi è tutto un ritmo incalzante tra ciò che è la sua psiche e ciò che sta accadendo realmente, finché appunto a un certo punto vi troverete un attimino destabilizzati perché non capirete più qual è la fantasia e qual è la realtà. Io davvero sono sconvolta e mi sconvolge ancora di più sapere che non è più disponibile perché vorrei che lo leggeste tutti. Veramente mi è piaciuto tanto, 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 tanto. Mi ha davvero sconvolta, stupita e l'ho trovato veramente creepy. Quindi ve lo consiglio, provate a leggerlo. Vi voglio consigliare anche un titolo bonus che non lo so, non l'avrei messo nella mia top 5, però comunque merita una menzione speciale perché è gotico al massimo. E sto parlando del Fante di Cuori e la Dama di Picche di Joan Harris. Joan Harris è la stessa autrice di Chocolat e ha scritto questo romanzo che sembra più un esercizio di stile, però secondo me è ben riuscito ed è gotico, ma gotico. È un romanzo pre-vittoriano, abbiamo anche molte tinte pre-raffaellite perché si parla di un pittore pre-raffaellita. E il protagonista, anzi la protagonista è Effie, la moglie di questo pittore, Henry Chester, che fin da piccola lui l'ha sempre riempita di attenzioni, l'ha sempre presa sotto la sua ala, l'ha usata più e più volte come musa per i suoi quadri e quindi l'ha un po' plasmata, se così vogliamo dire, per diventare la sua sposa ideale, tant'è che poi appunto la sposa.
Effie però è una donna appunto delicatissima, spesso malata, deve prendere dosi di laudano, insomma è proprio una donna gracilissima. E un giorno fa conoscenza con Fanny. Fanny è una maitress, si pronuncia così comunque, è la responsabile di un bordello, bordello che tra l'altro Harry o Henry, non so come si pronunci, frequenta spesso. E le due, parlando, raccontandosi cose e quant'altro, cominceranno a fare un piano per vendicarsi di Henri, dei soprusi che ha fatto ad Effie, perché comunque l'ha letteralmente usata, cioè plasmata a sua immagine e somiglianza senza lasciarle libertà e quant'altro. E per quanto riguarda Fanny, vorrebbe vendicarsi per la morte della figlia Marta. Marta era una bambina quando è morta, muore all'interno del bordello gestito da Fanny e l'assassino era proprio Henri. È un romanzo particolare, non il più brillante dell'autrice, secondo molti. Secondo me, invece, è un buon romanzo, non è un capolavoro, però mi ha intrattenuto. La bellezza di questo romanzo però è l'ambientazione gotica al massimo, dai personaggi alle ambientazioni, ai comportamenti, le parole, ai quadri, tutto trasuda vittoriano, tutto trasuda gotico, le tinte stesse sono molto cupe. Durante il racconto, durante la lettura, io non ricordo una sola scena che nella mia mente ho ricreato con colori vivi. Li ho sempre ricreati con colori molto cupi. Quindi è un racconto che secondo me cioè dovresti provare a leggerlo proprio per tutta questa ambientazione gotica. E poi appunto in realtà ci sono dei colpi di scena e vi devo dire la verità, quando raccontano la scena dell'assassinio, io ci ho pensato per giorni, ma giorni. Perché a un certo punto menzionano un dettaglio, per me è molto importante, nel senso che è un dettaglio legato all'olfatto e io ho un naso eccessivamente sensibile probabilmente, quindi pensare a quel dettaglio legato all'olfatto mi ha lasciato un senso di nausea terrificante. Infatti il profumo che viene menzionato io per un po', non volevo starne alla larga perché non mi ricordava troppo quella scena che mi ha veramente segnata, se mi ha segnata parecchio, nonostante non ci sia scritto chissà che cosa, però sono bastate quelle poche parole per farmi venire i brividi e farmi trasalire e per me è stato un libro potentissimo anche solo per essere riuscita a fare questo, quindi secondo me una possibilità andrebbe data a questo libro. Bene. Io quindi ho finito, questi sono i miei suggerimenti per Halloween, per prepararci alla notte dei fantasmi, dei mostri e degli spettri. Ovviamente non finisce qui, vi aspetterà un altro video in cui vi parlerò di una storia, vi racconterò una storia raccapricciante proprio la notte di Halloween. Mi raccomando, in via eccezionale troverete un video il 31 di ottobre alle 9. Ad ogni modo, grazie ancora per avermi ascoltata. Spero che questi consigli vi siano piaciuti. Fatemi sapere voi cosa avete letto, cosa non avete letto. Se per caso appunto volete darmi spunti, suggerimenti, tutto quello che volete scrivere, scrivetelo qui giù nei commenti, io vi aspetto. Vi ricordo di iscrivervi sia qui che sui social e se volete sostenere il canale, giù in info box appunto trovate tutti i link e tutti i modi per sostenere il canale. Io vi ringrazio, stiamo crescendo e sono felicissima, questo canale, questo progetto sta diventando qualcosa di sempre più concreto e sono felicissima. Spero che la mia compagnia vi piaccia, il mio modo di vi parlare vi possa tenere compagnia. Sperando quindi di farlo ancora in futuro, noi ci vediamo in un prossimo video. Grazie per l'attenzione e alla prossima. Ciao!